Salve a tutti! Oggi voglio fare un nuovo video per la sezione dispositivi del canale per presentarvi la mia ultima creazione. Stamattina dovevo saldare dei componenti sulle schede e essendo molti i componenti da saldare, diciamo che sarei stato esposto ai fumi della saldatura per parecchio tempo, così mi sono accorto che ancora in questo laboratorio non esisteva un aspiratore di fumi per saldatura. Così, prima di iniziare a saldare, ho cercato di trovare una soluzione non definitiva, ma quantomeno efficace per poter risolvere questo problema. Ed ecco qui il risultato. Mi sono fatto un aspiratore per fumo da saldatura fai da te utilizzando quello che avevo a disposizione in questo momento. In pratica, questo aspiratore di fumo si compone semplicemente di un portalampada, che sarebbe questo qui, del tipo lampade al fluorescenza, nel quale sono andato ad abbullonare una ventola per PC, quelle di dimensioni 120x120. Dopodiché ho collegato all'alimentazione della ventola un jack, quello da 2,1 mm, uno dei jack più comuni per l'alimentazione DC, e in questo modo mi sono fatto il mio aspiratore per fumo, diciamo, artigianale. Nonostante sia vero che comunque gli aspiratori per fumo di norma dovrebbero buttare il fumo fuori, ovvero aspirarlo dall'ambiente in cui si trova e gettarlo all'esterno, questo qui invece, diciamo che lo rigetta nello stesso ambiente in cui si sta saldando, però almeno non te lo rigetta in faccia. E soprattutto se mentre si salda si tiene la porta aperta e si fa areare abbondantemente la stanza, diciamo che questa è una soluzione non definitiva, ma perlomeno efficace. Ora vi farò vedere anche una piccola prova di come funziona questo aspiratore. Ho acceso l'aspiratore e adesso provo a dar fuoco a un pezzo di carta per vedere poi come si muove il fumo. Ecco qua, vedete? Il fumo che è in prossimità, anche poco poco all'esterno della ventola, viene totalmente aspirato. Vedete? Quindi se uno salda in prossimità sotto la ventola è totalmente protetto dal farsi venire i fumi in faccia e quindi a respirarli. Vengono poi diffusi nell'ambiente, ma è sempre meglio che aspirarseli direttamente proprio al 100%. Quindi è molto efficace come strumentino. Spero di avervi dato un buono spunto per riuscire a realizzare questo strumentino, in quanto risulta essere davvero essenziale in un laboratorio, perché consente di guadagnare davvero tanta tanta salute. Molto bene, per questo video è tutto. Alla prossima!